geloso? Geloso? Sì. Geloso. Gelosa perché? Gelosa di chi? Eric. Sveglia, Eric. Eric, che cosa hai fatto ieri? Dov'eri ieri? Dove... ieri pomeriggio, dov'eri? Sull'aereo. Sull'aereo, non è vero? Sì. Eric, no, non c'eri sull'aereo, hai visto? Tu mi menti, lo sapevo io. Lo sapevo io, mi nascondi qualcosa, sei stato con qualcuno che magari io non conosco, mi stai nascondendo qualcosa. Ma di che stai parlando? Io ieri ero con te, lasciami dormire. Non è vero, e quando non eri con me, che cosa facevi? Ero in bagno. In bagno? No, intendo oltre quello. Cosa facevi, Dimmelo. Tu cosa fai in bagno? Fuori dal bagno! Dove sei stato? Sei stato con qualcuno? Svegliati, sto parlando con te, svegliati. È ora di alzarti, alzati. Non far finta di nulla. Ecco, stai facendo finta di nulla. Lo sapevo io. Io non sono una persona così gelosa, solitamente, o almeno. Ma in quest'anno, a quanto pare, dovrò esserlo molto, molto gelosa. Ma perché? Io non ho fatto niente. Ma cos'hai sognato, Dominique? Non hai fatto niente? Sì, va bene. Tu non me la racconti giusta. Parlerai. E adesso mi vado a preparare. Ma ricorda, sta attento perché ti osservo. Anzi, installerò un chip per seguirti e per vedere dove vai e con chi parli. E anzi, guardo anche i tuoi messaggi adesso. Cosa? Sì, li guardo. Perché sono gelosa. Ok, basta che mi fai dormire, Dominique. Buongiorno ragazzi! Io sono Eri! E io sono Dominique! E chi siamo? Nadillo, chi siamo? Di insieme! Ma avevo appena sistemato! Scusa! Come potete vedere, non siamo a casa, siamo in un hotel. E questo perché siamo a Milano. Sì, ma la cosa bella è il motivo per cui noi siamo a Milano. No, zitto, non parlare, zitto. Non puoi mica rivelare nulla, zitto. Ma non lo stavo facendo, non l'avrei mai fatto. Ma non possiamo dire proprio niente. No, zitto. Quello che possiamo dirvi è soltanto che stiamo facendo qualcosa di molto molto importante. Stiamo lavorando ad un progetto. Eric! Scusa. Dicevo, stiamo lavorando ad un progetto che vi coinvolgerà tutti quanti, vi riguarderà uno ad uno e scoprirete tra un po'. Però basta, forse sto già dicendo troppo. Anche se chi ci segue su Instagram ha già avuto qualche piccolo indizio in più. Infatti ieri, proprio mentre stavamo lavorando a questa cosa, abbiamo fatto qualche piccola Instagram stories dove si vedeva un po' dove eravamo e che cosa stavamo facendo. Però non chiedete nient'altro, non posso. Anche se muoio dalla voglia di dirvi tutto quanto, ma non è il momento. Però se volete sapere qualcosa in più e se vi siete persi quelle storie, andate e correte su Instagram, ci trovate come d'insieme.official. Lì magari potreste scoprire qualcosa in più. Però basta. Voi comunque restate in attesa, che presto scoprirete tutto quanto. Nel frattempo però lasciate tantissimi like se siete super curiosi di scoprire queste nuove novità. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun video qui sotto. Ma adesso torniamo a noi. Dov'eri il 25 aprile del 2019? Dov'ero? Ero in montagna, sì. In montagna? Sì. E cosa facevi in montagna? Cosa stavi facendo in montagna? Sicuramente mangiavo. Mangiavi? Sì. Beh, hai detto il 25 aprile, è festa. Ah, giusto. E penso che c'eri anche tu con me. Sì, penso di sì. Ma che ti succede, Dominique? Perché sei così gelosa? Che cosa ho fatto? Ah, non lo so neanch'io. Non so di cosa essere gelosa esattamente. Ma è la challenge. Cosa? Hai iniziato senza di me? Ma come hai potuto? Tocca a me adesso, tocca a me. Ok, aspetta, forse è il caso che spieghiamo prima. Ultimamente su Instagram hanno creato dei nuovi filtri. Chi ha Instagram sicuramente li conoscerà. Per chi non ha Instagram invece, i filtri sono delle cosine strane che appaiono attorno o sul viso mentre fai una storia, cioè mentre ti riprendi col cellulare. Questi filtri nuovi ti dicono cosa sei, chi sei, che film sei e cosa farai. In particolare ce n'è uno che riguarda il nuovo anno, il 2020. Ti dice cosa sarai e cosa farai nel 2020.
E quindi noi oggi abbiamo deciso di provarli per la prima volta e di dargli ascolto in tutto e per tutto. Noi oggi per tutto il giorno faremo solo e soltanto quello che dicono i filtri di Instagram. Non potremo fare altro. L'avete visto stamattina, no? Mi ha detto di essere gelosa, mi è spuntato in testa. Gelosa! Quindi è quello che farà Eric. No, 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 basta ora. Oh mio Dio, no, sarà insopportabile. Adesso comunque provo io, vediamo cosa succederà. Bene, ho già aperto Instagram. Vediamo cosa succederà nel 2020. Questo qui è il filtro. Guardate, dice: nel 2020 tu sarai... Basta premere, iniziare la registrazione e te lo dirà. Vai Eric, buona fortuna. Vado. Oh, vediamo, vediamo, vediamo. Annoiato? Annoiato. Sarò annoiato. Ma non è vero, cioè non penso che sarà vero. Non è da me essere annoiato. Devi esserlo, annoiati, comincia ad annoiarti. Non so cosa fare. Oh, che mi giornata inutile. Mi piacerebbe dormire. Ma mi secca. Ti secca? Oh, poter guardare la TV. Ma fanno sempre le stesse cose. Oh mio Dio. Come sei noioso, Eric. Potresti divertirti un po', uscire all'aperto. Ma c'è freddo, mi annoio. Ok, ok, ma c'è ok. C'è tutta la gente. Fa ma va bene, va bene, va bene. Sarà divertentissima questa giornata con te, a quanto pare, eh? Sarà proprio una giornata noiosissima. Ok, ho capito, ho capito. Iniziamo bene. Io gelosa e lui annoiato. Fammi riprovare. Magari trovo qualcosa di meglio. Vado, incrociamo le dita e speriamo bene. Cosa sarò? Vediamo. Guarderei Netflix. Ok, guardo Netflix. Per tutto l'anno? Sì, o almeno cominciamo. Ma che noia. Dai Eric, non è così male guardare Netflix, anche se non mi andava tantissimo. Ci sono sempre le stesse cose annoiate. Smettila di fare il noioso. Dai, oh, prendo il computer e guardiamo Netflix. No, tu ti devi annoiare mentre lo guardi per me. Mi sì, raccomando, certo. Annoiati. Sì, è un film storico. No, tu ti devi annoiare, mica io. Much later. Uffa però, io mi sto annoiando. Che challenge brutta. Oh, è noiosa. Dio, ragazzi, continua così da un bel po'. Io ho guardato un bel film. Era bruttissimo. Basta, 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 il personaggio principale poi moriva. Ma era un bel film, era molto sentimentale. No, non era. Basta, Eric, cerca qualcos'altro. Continua ad annoiarti, ma almeno vedi di fare qualcos'altro. Oltre ad annoiarti. Dai, trova qualcosa di meglio, per favore. Uffa, che noia. Cercare cosa fare nel 2020. Ogni anno è sempre uguale. Dai. Vediamo. Cosa farò nel 2020? Diventerò ricco. Sarò ricco? Sarò ricco, Dominique, sì! Sarò ricco! Ma come vuoi diventare ricco? Ok. Puoi diventare ricco senza fare niente, soltanto perché lo dice una stupida applicazione. Tantissima gente diventa ricca a casa, senza fare nulla. Ma che dici? Oh, sì. I soldi non piovono mica dal cielo. Non lo so, comunque l'ha detto quel filtro. Sarò un ricco annoiato. Comunque però sarò ricco. Mamma mia, sarò ricco. Oh mio Dio, che brutta vita. E che ci faccio con tutti questi soldi? Mi compri delle cose a me, potresti darle a me, io vado a fare shopping. Oh no 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 no, lo shopping no, sarebbe troppo noioso dare dei soldi a te o farti dei regali, no? Guarda, guarda, guarda quanto sono ricco. Ah, che faccio con questi soldi? Non lo so. Compra qualcosa. Con 4 euro. Oh sì, comprerò qualcosa. Se sono ricco devo comprare, no? Giusto. Certo. Vediamo cosa c'è. Ecco, giusto. Cosa compri? Comprerò una bottiglietta dal minibar. Wow! Wow, che bello acquisto! Che bello essere ricchi! Anzi, prendo il tè. È carissimo al minibar. Me lo posso permettere solo perché diventerò ricco. Ok, me ne dai un po'? Il primo sorso è mio. Ok, ma tanto sei ricco. Ah, giusto, tieni. Ne prendo un altro. Dai, tocca a me. Dopo aver visto un film, essere gelosa e averti sopportato da annoiato, vediamo cosa succederà. Guarda, ti compro un po' di felicità se sei triste. No, 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 grazie, a posto. Nel 2020 sarò, vediamo, angry. Affamata! Significa affamata! Sarò affamata! Oh mio Dio, che fame! Mamma mia, che fame che ho! Beh, se vuoi posso comprarti tanto di quel cibo, anche se mi secca.
Non ce ne sarà bisogno, siamo in hotel e se non sbaglio non dovrebbe essere ancora passato l'orario della colazione. Quindi andrò a fare colazione. Buono, mi piace come idea finalmente. No, fermo un attimo. Cosa non ti è chiaro? Sono io quella affamata, tu sei annoiato e ricco. Posso pagarla la colazione? Oh sì, potrei. Ma non hai fame? Non ho fame, ma io veramente no. Non ho fame, giusto? Che noia non avere fame. Zitta tu. Bene, quindi io vado. Se vuoi puoi anche venire. Mi fai magari compagnia, sai, da sola. Però non puoi mangiare. Ah, che noia. Dai, non essere così annoiata, andiamo. Vado a fare colazione. Che noia, l'ascensore. Oh, siamo già qui. Ma che carino. Carino questo posto. Oh sì, io ho preso tutto quello che mi serve. Sì, esatto, buon appetito. Io invece vado a pensare per me. Uno di questo. Che buono. Poi vediamo di qua. Uno, due e tre. Qualcosa c'è per me? No, Eric, ne ho presi due solo perché non c'entravano. Ma sono per me. Buon appetito, ragazzi. Anzi, mettiamo lo zucchero. Buon appetito, mi dispiace. È Instagram, non è colpa mia. Ma che noia vederti mangiare. Io mi sto annoiando e non sto per niente morendo di fame. Assurdo! È davvero la giornata più noiosa della mia vita. E dico sul serio, ragazzi. Guardare Dominique che mangiava e tutti gli altri che mangiavano e io dovevo stare lì, fermo, a guardarli appunto. E poi, cosa avranno pensato tutti quanti di me? Che vergogna. Non è da me. Non mangiare a colazione. Beh, sì, avrei fatto proprio una brutta figura, eh? Ma che vuoi farci? Forse è meglio che cerco qualcosa. E speriamo stavolta. Forse potrebbe uscirmi affamato mentre ancora è in corso la colazione. Non sì. Penso, sta chiudendo. Beh, fai in fretta. Proviamo. Dai, filtro. Dai. Come? Come? Triste. Ma come? Mica triste, devi essere triste. Non solo annoiato, anche triste. Mi dispiace che tu sia triste. Fai triste. No, Domenico. Io non voglio fare il triste, no. Sei annoiato. Uffa, sono triste. Piangi un po'? Ok, perfetto. Ti pago. Sei triste, ricco e annoiato. Che brutto però questo 2020. Un po' di lacrime, un po' di lacrimucce. Eric, cosa stai vedendo? Oh mio Dio, che brutta scena, ragazzi. È bruttissimo Eric così. Che fortunato che sono. Dico sul serio. Sì, beh, un po' sfortunato ci sei stamattina. Vabbè, tu ti piangi pago. Mentre tu piangi. No, piangi mentre tu piangi. Io andrò a prepararmi. Ciao. Ok ragazzi, Eric così è stranissimo. E devo dire che non mi sto divertendo molto con lui che è annoiato. Certo, almeno io ho mangiato, sono molto sazia. Però stavo pensando che forse sarebbe il caso di iniziare questo 2020 come una vincente, come una vincitrice. E quindi di vincere questa challenge. E per vincere non devo fare altro che far perdere Eric. È forse un'idea. Lui deve essere annoiato e triste, ma sappiamo tutti che non è proprio così facile per Eric esserlo, non lo è mai. E se noi in qualche modo lo facessimo sbagliare, dovremmo farlo divertire oppure farlo essere felice. Ho un'idea! Come potrebbe non essere felice se magari la adorata fidanzata va da lui e gli dice: sai Eric, ho preso dei biglietti per Disneyland. Sì, questa potrebbe essere un'idea, che ne pensate? Beh, in realtà non è vero, non ho preso i biglietti per Disneyland. È solo uno scherzo per farlo perdere. Però se glielo dico lui impazzirà dalla gioia e per forza. Chi è che non sarebbe contento? Si dimenticherà della challenge e perderà. Credite? È una buona idea. Su via, lo faccio per lui, non ce la faccio più di vederlo triste. È solo una piccola vittoria. Ci sto. Voi ci state? Ok, andiamo. Mettiamo in pratica quello che ho detto. Ma piangi ancora? Vedo che hai preso davvero sul serio questa challenge. Oh, fame. Tantissima fame, sono pure annoiato. Non hai fame, Eric. Ordiniamo, sono ricco. No, sì, ma non hai fame. Sono ricco. No. Non puoi ordinare, non hai fame, non vorrei mica perdere, eh? Vuoi perdere? No. Ecco,
bravo, piangi. Comunque, Eric, so che forse non è il momento di dirti questa cosa, non è proprio un buon momento per te, io lo capisco, però dovevo dirti. Eric, mi ascolti? Dicevo, ieri ho visto un'offerta. Eric, non piangere. Io sono ricco. Sì, 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 tu sei ricco, ma io ho fatto qualcosa per te. Ho visto un'offerta e, ascoltami bene, ho preso dei biglietti. Dei biglietti per cosa? Dei biglietti, uno per me e uno per te, per andare... Dove? A Disneyland! Cosa? Sì! No, no, non ci credo. Sì. Hai preso i biglietti per Disneyland? Sì, l'ho fatto. Oh mio Dio. Non posso sei fare la foto con Topolino, Pippo e tutti gli amici Disney? È le giostre, le montagne russe. No, niente montagne russe. No, solo giostre per i bambini. Sì. E faremo le foto con Topolino. Non sei felice? E compreremo tanti dolci di Topolino, ok? Sì. Oh mio Dio, andiamo a Disneyland! Grazie Dominique, sei un genio, ci voleva proprio, è bellissimo, non vedo l'ora! Sei felice, vero che sei? Certo che sono felice, grazie! Non ti sarà costato tanto, però grazie! Sono contenta che tu sei felice! Perché ridi? Eric, non puoi essere felice! Come no? Cioè, vado a Disneyland, come fai a non essere felice? Stavamo facendo una challenge, cosa dovevi fare tu? Oh mio Dio, che brutto andare a Disneyland, che noia! No, è troppo tardi. Sono ricco, posso andarci quanto voglio. No. Li abbiamo sentito tutti, eri felice, stavi passando la gioia, Eric. Non è vero, no. Questo significa che ho vinto e tu hai perso. Ok, potrei anche aver perso, ma andiamo al Disneyland, no? No, Eric, era per finta. Cosa? L'hai fatto per farmi perdere? No, cioè, insomma... Ma cioè, in un certo senso, non è che io volevo mentirti, però insomma... Tu! Era un'idea! Tu! Hai truffato! Ma no, fa parte del gioco! Del gioco? Ho agito d'astuzia! Sei un genio del male! Un genio del male? È un complimento o un'offesa? Sono stata brava! E adesso piangi per Disneyland, per la challenge o perché hai perso? Per Disneyland. Dai, su, via. Potremmo andarci a Disneyland, magari un'altra volta. Però non ho preso i biglietti, potresti prenderli tu visto che sei ricco. Dai, tirati su. Ok ragazzi, ho vinto. Iniziamo bene questo 2020. E voi nel frattempo lasciate tantissimi like se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. Dai Eric, è stata una bella challenge. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E seguiteci anche su Instagram insieme.official. E oggi salutiamo Valentina Ferrara, Laura Galletta, Francesco Iorio, Cristina Cameran e Gloria Cirillo. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli, troppo belli, 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 bellissimi. Vi vogliamo troppo bene e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao. D'insieme, 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 d'insieme.